Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete torniamo su Football 2023 per il secondo video di giornata, ragazzi. Ebbene sì, andremo a provare il nuovo Johan Cruyff. Lo abbiamo trovato con una singola. Se foste in dubbio riguardo questa cosa, c'è la live testimone. C'è una live testimone ieri sul mio canale Viola, dove siamo andati a spacchettare. Mi ero dato un limite, ovviamente non avrei mai svuotato questo pack, però ultimamente con le epiche mi stavo andando un po' a fortuna e ho detto, ho fatto l'accordo al buio, l'avete visto ieri mattina nel video analisi dell'aggiornamento, e poi ho fatto la prima singola, le prime 100 monete e mi è uscito Johan Cruyff grazie al supporto della mia consorte, che ha fatto lei il lavoro sporco al posto mio, perché di solito io comunque nonostante tutto sculo, ogni tanto sculo, nei pot un po' meno, però comunque nelle epiche ogni tanto mi capita la sculata prima delle 20 estrazioni. Quindi mi è andata bene, ho trovato Cruyff, lo volevo provare, gli faccio della formazione dedicata. Ma prima di andare avanti, ovviamente ragazzi, qualora non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei contenuti. Vi ho spiegato nel video di stamattina della squadra della settimana che ha aperto un contest riguardo gli abbonati. Più vi abbonate, più aumenteranno le gift card. Al raggiungimento dei 30 abbonamenti faremo un contest dedicato con gift card e vari premi che metterò a disposizione. Bisogna però arrivare ai 30, se non si arriva ai 30 abbonati non riusciremo a fare questo tipo di contest. È un qualcosa che verrà mensilmente qualora ci riuscisse a trovare un po' di continuità. Sapete ragazzi, comunque io faccio queste cose, è il mio lavoro, sto cercando di portare avanti un progetto importante, il progetto dello Stano Nerd. Vi metto a disposizione tutorial, guide, test, faccio tutto con le mie forze ragazzi, voi supportatemi per come potete. Ricordo che gli abbonati verranno premiati a sua volta, quindi si fa parte di un contest dove si vincono dei premi importanti. Le gift card partono dai 20 euro in su, potete spendere su eFootball, potete spendere su qualsiasi store vogliate. Quindi ragazzi, mi raccomando, supportatemi. Se volete sapere di più riguardo questo tipo di formula, scrivetemi anche sotto nei commenti o anche in privato su Facebook e Instagram. Seguitemi su tutti i miei social, tutto sotto link in descrizione, il mio gruppo Telegram, Twitch, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso concentriamoci sul giocatore e andiamo a vedere Johan Cruyff, come l'ho buildato e la formazione nella quale l'ho messo. Ovviamente ragazzi, tramite suggerimenti di ragazzi che erano in chat presenti, lo abbiamo buildato così, perché comunque io lo utilizzo sì anche come prima punta, ma lo utilizzo più che altro come seconda punta, perché è un attaccante di rientro. Farlo trequartista, un attaccante di rientro, anche se lo può fare, perché lo può fare, non gli rende giustizia secondo me. Quindi seconda punta barra prima punta è perfetto, è un simil Maradona, ecco, come utilizzo io Maradona utilizzo lui. Detto ciò, comunque tanto dribbling, tanto possesso stretto, comportamento offensivo, passaggio buono sia raso terra che alto, ottima finalizzazione, calcio da fermo interessante, tantissima accelerazione, controllo del corpo esagerato, velocità 86. Ragazzi, è completo come giocatore, come vedete poi a serpentina come abilità c'è elastico, veronica, taglio le spalle, finalizzazione, colpo di tacco, passaggi di prima, passaggio calibrato, esterno a giro, passaggio da scavalcare e leader, infatti è il capitano della mia squadra. Come artwork è bellissimo, c'è poco da dire, e ha forma fisica incrollabile, ma sapete che comunque essendo un'epica le forme fisiche avrà sempre comunque mediamente freccia regolare, insomma non è mai medio bassa, ok, mettiamola così. Detto ciò, gran carta, adesso andiamo a vedere in che formazioni, in che contesto l'ho messo. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati con il mio modulo quasi principale, insomma quello normale. Sono stanco di fare mille varianti, mi sono veramente stancato, più che altro perché tanto alla fine della fiera vince e perdi, te lo deciderci più, raga. Io continuo a lamentarmi, lo so, però è la realtà dei fatti, non posso perdere contro tutti. Non è che sono diventato scarso di punti in bianco, una volta faccio top 400 e la volta dopo a malapena riesco a stare in top 3000. Cioè è un qualcosa che a me personalmente come orgoglio mi fa scendere parecchia autostima, però se devo valutare anche un'altra cosa, è un gioco, mi devo divertire, mi piace, ha le sue pecche, ha tante pecche. Mi aspetto ad aprire un aggiornamento definitivo sul gameplay, me lo aspettavo anche ieri, non è arrivato, quindi prendiamolo per come viene e divertiamoci così com'è. Detto ciò, guardando Cruyff, va a posizionarsi come seconda punta sul piede preferito, perché per invertito in questo momento fa un po' fatica visto che non mi skilla e
non lo so, non mi fa impazzire sotto questo punto di vista mettere il piede invertito, quindi lo metto sul suo piede principale, Maradona lo sposta a sinistra. Voi direte: Genna, ma hai due attaccanti di rientro. È vero, ragazzi, in questo momento qua ho bisogno di giocatori che vengano a prendersi il pallone, perché tanti si nascondono dietro l'avversario, non fanno il lavoro che devono fare, le passive sembrano un po' tutte buttate via a caso, e quindi cerco di mettere due attaccanti dietro che prendono il pallone, scambiano con i giocatori CC e trequartisti che hanno il piede buono. Vieira lo metto come mediano davanti alla difesa. Avevo anche pensato di mettere Vieira al posto di De Jong e mettere un Fabinho, un Tonali, un Collante un'altra volta davanti alla difesa. Però, ragazzi, c'è da dire che Vieira fa un lavoro devastante e ho comunque panchinari adatti come Tchouaméni. Ho trovato anche Douglas Luiz alla ricerca di Kessié, non è uscito, però va bene come alternativa a Luiz, e ci farò anche un test dedicato riguardo questo giocatore. E ragazzi, mi porto Harry Kane come riserva al posto di Osimhen qualora il giocatore lì mi facesse incazzare. Però anche lì avrei tre attaccanti di rientro, sarebbe una sorta di particolare situazione, ecco. Non ho mai avuto tre giocatori o perlomeno anche due giocatori nello stesso ruolo, e metterli tutti e tre per me è un pochino rischioso, però lo proverò. Non mi interessa tanto, ormai, ripeto, come dicevo prima, cioè le passive lascio il tempo che trovano. Ragazzi, andiamo della mia divisione 1, che questo mese è veramente ridicola. Ed eccoci qua, ragazzi, non riesco ad avere un filo di continuità, e purtroppo sto mese va così. Vedete, faccio una vittoria, ne perdo due, tra l'altro ogni volta che qualcuno vince e si sente in dovere di iscrivermi mi fa ridere, perché ripeto, un conto se tu mi dici complimenti, è stata una bella partita, ti ho battuto, sono stato più forte, cosa che in realtà ci può stare, non che mi si venga valutata sempre quello che spendo quando non sai quello che faccio e poi spari a zero. Detto ciò, ho chiuso definitivamente la chat, ragazzi, mi dispiace perché io poi comunque già tilto col gioco, se devo anche tiltare, rimanerci male, rosicare, perché io rosico anche, sono un essere umano. Evito veramente, come vedete, 18 vittorie, 15 sconfitte e 9 pareggi. Faccio veramente schifo sto mese, ragazzi, faccio veramente schifo. Spero che sto gameplay si possa riprendere, perché davvero per me personalmente è veramente tanto indecifrabile, non riesco a gestirlo, e spero di potermi migliorare, ma la realtà dei fatti è che secondo me non sarà così. Lo sentite che sono veramente dispiaciuto per quanto riguarda i miei risultati, e speriamo di migliorare verso la fine del mese. Se il mese scorso ho fatto praticamente tre quarti di mese a stare in top 400, e poi alla fine perdere, mi spiego che questo mese possa essere il contrario, di poter fare tanti punti verso la fine mese, verso la fine fase, che poi comunque termina il 6, quindi si parla comunque di 2 settimane. Detto ciò, andiamo ad affrontare il nostro primo avversario. Certo che fa male comunque vedersi 3448esimi dopo quella run pazzesca fatta il mese scorso. Che dirvi, ragazzi, non ci credo neanche io per quello che mi è successo. È un gran peccato, un gran peccato. Come sono trovato mentre stavo bevendo, ragazzi? Quattro tacche, stiamo a giocare in casa, ecco. E invece no, peccato. Giochiamo sempre alle Football Stadium, perché giochiamo sempre alle Football Stadium. Vediamo un po', speriamo bene, non so cosa dirvi. Allora, i giocatori stanno tutti abbastanza bene, De Jong è sul massimo, speriamo che la sua classe possa aiutarmi, venga in mio soccorso. Davanti sono tutti normali, anche per quanto riguarda i giocatori qua in panchina stanno tutti un po' così. Non mi piace la situazione, però cerco di farmela andare abbastanza bene. Cruyff sta bene, quindi non posso far vedere le sue app alle stats. Teniamo Osimhen, vediamo l'avversario. Anche lui gioca più o meno come noi, eh. È interessante, gioca con contropiede veloce. La squadra è molto bella. Osimhen e Benzema come punte a sostegno, con João Félix tanta roba. E Messi che sì. Tchouaméni, Van Dijk, De Ligt, Kimmich e Koundé, gran bella squadra, ragazzi, andiamo a giocare. Speriamo bene, ragazzi, speriamo che oggi sia godibile. Poi per quello che arriverà io cercherò di non incazzarmi assolutamente, anche perché non ne vale assolutamente la pena. Però ci rimango male perché non riesco a mostrare quanto magari posso essere bravo. E va bene. Allora lui prova a tornare un po' indietro per cercare di aprire un po' la mia difesa, non ho capito bene cosa volesse fare. Noto già un distacco pazzesco, c'è un lag assurdo, c'è un lag assurdo. Tensione, tensione, tiro, mamma mia. Partiamo subito, io non sono in grado di difendere. Non sono... Una volta ero fortissimo a difendere, ragazzi, una volta ero veramente forte a difendere. Ad oggi non riesco a difendere più. Vediamo di... Attenzione, a parte che c'è un input lag da fare proprio schifo. Giriamo un po' sta palla.
Facciamo andare Foyt, che è tanta roba, ragazzi. Ecco qua, Cruyff. Bello questo stop. Ma no, qui non dipende dal giocatore, ragazzi. Qui proprio non dipende dal giocatore. I quattro tacche, anche qui, non capisco. Dove va Maradona? Tecnicamente un attaccante dietro va a prendersi il pallone, non che lo lascia andare via. Andiamo, mamma mia. Input lag. Pazzesco, c'è anche tanto lag in generale. Però dai, mi ha deluso tantissimo anche, ragazzi, ve lo dico. Attenzione qui. Mi ha deluso tantissimo anche Thiago Silva, veramente una roba allucinante. Ah, vabbè, il giocatore che si dimenticano del pallone. Questo dipende, ripeto, non dipende nella maniera più assoluta dal giocatore, dalle stazze del giocatore. Io ho sbagliato, però mi è uscito lo stesso. Un controllo palla a dir poco ridicolo. Vediamo. Non riusciamo ad entrare. Bravo Foyt. Buono. Meglio col passaggio se riesci, Virà. Bravo tanta roba, eh. Bello. Dai, no, che sfiga, c'ero, c'ero. Prenditela, Virà, prenditela, eh. Ok, vai, gioca di qua. Vai dentro. Beh, azione stupenda, ma che ovviamente si butta via. Poi direte sempre: Gena, guarda che c'è un altro il colpo di testa, ho capito, ma davanti alla porta non puoi sbagliare, devi solo appoggiare. Devi solo appoggiare, non devi fare nient'altro. Io potevo andare a tirare magari anche con Maradona, ovviamente. Però ho detto, vabbè, Cruyff lì non può sbagliarla. Fuori gioco. Non può sbagliarla. E l'ha sbagliato uguale. Anche qui l'avversario sicuramente, da come sto vedendo io, lo possiamo battere. Però mi permetterà il gioco di vincere. Oh, bello, bravo, 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 bravo. Questo non è facile come intervento, eh. Non mi seleziona Di Marco. Vabbè. Qua, ragazzi, buttate via sempre il pallone. Non vi permettete mai di andare ad attaccare o proprio a gestire, perché non si può fare, ve lo dico. Andiamo. Dai, Diego, mamma mia, un 100 di overall che fa sti passaggi qua. Io non ho più parole, veramente. Se mi, uno, mi serve che me ne selezioni uno, eh. Non c'è bisogno che fai mille cose. No, niente, eh. Arriva sempre agli altri prima. Premuto prima io, quadrato, per spazzare via nell'anticipo Thiago Silva, è un caprone, regà. Ah, l'aveva toccata, buono. Mi ha salvato dal gol. Ancora. Difendiamoci un po' adesso perché siamo in una fase. Fase di difficoltà. Seconda parte del primo tempo che è andata un po' così. Che va un po' così. Il problema da calcio d'angolo, logicamente. No, messi di testa su Foyt. Accorciamo un attimo. Fallo ref, niente. Ragazzi, proprio lento. Ma io non, veramente non ne vale mai la pena su sto gioco, veramente, cioè. Guarda quanto spazio, nessuno che gli va incontro sto giocatore. Fallo. E niente. E compra una palla spaccandomi le gambe. Ma? Ma?
sono strani sti arbitri, eh. Boh, ragazzi, non si possono più toccare gli avversari. Non si possono più toccare gli avversari. Ho sbagliato qua io, ovviamente. Ma che cosa sto vedendo? Ho sbagliato io. Io ho sbagliato io. Prendi posizione. E invece cambia nulla. Cambia proprio nulla. La differenza tua è che il tuo attaccante non si gira proprio. Gli avversari invece hanno gli attaccanti che funzionano bene. Io non ho corso. Non ho corso. Mazza che... Mamma che passaggi brutti, mamma mia. Non riesco più a essere quello di un tempo, ragazzi. Questo gioco non lo puoi per niente valutare. Non lo puoi per niente valutare, ragazzi. Non ho fatto niente dal 25esimo in poi. Sono veramente a terra moralmente. Zero, partita brutta vera. Ha fatto una fracca di tiri lui. Io uno soltanto. Vediamo in questo secondo tempo. Ragazzi, mi sono un attimo ripreso. Ho cercato di mi sono bevuto un goccio d'acqua. Non posso continuare così. Devo giocare perché so di essere forte. Mamma che controlli, ragazzi, però io come faccio? Io ho fatto un passaggio così normale che vedere un giocatore che si porta il pallone avanti così in maniera lenta e goffa, come fai? Poi guarda, cioè il suo Osimhen, oh no, ho sbagliato, che pirla, lì è andato, qua ho sbagliato io. Bravo. Ma è ovvio, non c'è nessuno, no? Non c'è nessuno. Tutto sbagliato perché ho battuto praticamente da fuori. Oh mamma mia, oh mamma mia. Fino adesso proprio è stato inutile quel Cruyff qua. Lui sta giocando anche molto. Io non sembro più in grado, ragazzi. Non sembro più in grado di giocare. Non sembro più in grado di giocare. Sembro diventato uno stupido. Un giocatore che si nasconde dietro l'altro. Quella palla è recuperata, ovviamente. Ma è normale, no? Perché, cioè, ti nascondi, guarda ancora. Ma guarda, io non so che cazzo fare. Guarda lì. Non mi seleziona mai. Non mi seleziona mai quello che voglio io. Fuori gioco? No. Dagliela dall'altra parte, bravo. E vabbè. È più veloce di te anche nello stretto. Ma che senso ha? Ma che senso ha? Veramente, cioè. E ragazzi, non so cosa fare. Ve lo giuro. Di destro. È andato di destro e l'ha messa all'incrocio, tra l'altro. Ridicolo. È andato di destro. Cioè, c'aveva tutto il tempo ad andare di sinistro. Dov'è Osimhen? Né destro, poteva andare di esterno, però va bene. Premi pausa, facciamolo uscire. E ragazzi, io farei una cosa, farei così, guardate, vediamo se riusciamo a dargli la possibilità di fare l'attaccante vero, scusate, e mettiamo Messi come trequartista. De Jong sta facendo un partitone, è l'unico che mi sta piacendo sinceramente, oltre anche Maradona, però comunque sono sempre i soliti. C'è tanta roba sto giocatore, veramente tanta roba. Facciamo così. Mettiamo, no, lo facciamo tornare.
e diamo la possibilità a Cruyff di rimanere davanti. Dai, vediamo un po'. Speriamo di riuscire a far gol, ragazzi, perché sarebbe veramente brutto pareggiare ancora una volta. Cioè, io non riesco più a vincere un contrasto aereo, ma che cavolo? Ma da quando? Mamma mia, che velocità. Bravo anche l'intervento. Ci sono i trequartisti e i cicci davanti e gli attaccanti invece che sono a fare i cicci e i trequartisti, ma Cruyff niente. Beh, qua c'è colpo di testa 65. Qua aveva colpo di testa 65, giustamente. Niente. Ma Cruyff, vai, 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 diamine. Esci. Che partita bloccata, ragazzi. Non riesco a fare più nulla. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Gol. Come si è fatto saltare in testa da Barella? Come si è fatto saltare in testa da Barella? No, ma sembrava che l'avesse toccata comunque Courtois. Ma che cosa sto vedendo, ragazzi? Ma tira subito, ma cos'è che aspetti? Madonna, scusate, ragazzi, scusate. Non capisco perché ci deve andare Vieira, cioè io ancora non ho capito sta cosa. Perché ci deve andare Vieira, cioè non ha senso. Non ha senso, vabbè ragazzi, questo è un pareggio o una sconfitta, 90esimo. Veramente mi vergogno di me stesso. Mi vergogno di me stesso, ve lo giuro. Parate in manuale. Me lo merito, me lo merito. Me lo merito assolutamente. Aspettavo quel secondo in più, la sbattevo dentro. Mannaggia a me. E niente, è andato. Palla sempre a Messi, mi raccomando. Messi di testa, che non c'entra nulla, ma ci sta. Palla su Kan, dai. Selezione. Vabbè, ragazzi, detto tutto, dai. Detto tutto. Detto tutto. Ma se l'ho trovato. Ancora fuori casa, ancora contro un Divisione 2. Scusate, ma sono veramente giù di morale. Non giochiamo ancora alle Football Stadium. Anzi, contro Anima San Siro. Strano. Niente, ragazzi, io non so cosa dire. Cioè, mi sento. Senti, io lo provo davanti. Non so cosa dire, veramente. Sento. Sapete quando proprio si è arrivati al limite, no? Quando non accetti più determinate cose, questa è un'altra bella squadra, comunque piena di leggende. Che proprio non puoi fare niente. Forse in qualche occasione probabilmente potevo gestirla meglio, sì, perché nel secondo tempo abbiamo giocato anche molto bene. Però
però non siamo stati in grado di aprire le marcature. C'è poco da fare. Ci ha salvato bene nel primo tempo comunque Courtois, e nel secondo tempo poi comunque, soprattutto l'azione di Felix coast to coast, lui ha spostato bene Kahn e io pensavo che mettendolo sul secondo palo sarebbe stato gol, e invece non è andata così. Bisogna uscire da questo momento, c'è poco da fare, è inutile. Non riesco a fare quello che vorrei e quando ci riesco non concretizzo, semplice. Uscirò da questo momento non lo so, però io mi incazzo col gioco, mi incazzo veramente col gioco perché non mi do l'opportunità di esprimermi. Non mi incazzo mai con i player, ovviamente, ragazzi, mai, assolutamente, rispetto massimo per i giocatori che affronto. Qui la prima fase di pressing è completamente fuori fase. Gol. Ci sono sei uomini miei in area di rigore. Tutti che fanno così a guardare il pallone. Tutti, nessuno che guarda l'uomo. C'è qualche impostazione sbagliata, sicuramente. Già qua per dire, inizialmente input lag che non c'è. Che non c'è, ragazzi. Vediamo se riusciamo a metterla in mezzo, però è ovviamente in faccia a sto Cristiano. Porca pupattola. Harry Kane davanti. Niente da fare. C'è davanti sempre Van Dijk, che il mio fa schifo. L'avversario invece è top. Calcio d'angolo, batte Maradona. Abbiamo Van Dijk, sì, abbiamo Kane davanti. Se riesce a puntare Kane invece che qualcun altro, e invece punta quell'altro. Mazza, oh. Ma non si vede mai l'accelerazione. Body type ridicolo. Passaggio fatto a suo giocatore. Buono, bravo, ha capito. Anche perché, beh. No, aspetta, aspetta. Aspetta ancora. Non la prendi. Ok. Tutti a vuoto. Tutti a vuoto, ragazzi. Tutti a vuoto. Non mi ha fatto la crocchetta, si è allungata di 4 giorni Maradona. Io non lo sopporto più sto game, raga. Porca miseria, ladra, oh. Porca miseria, oh. Giocatori che non hanno un controllo di palla, è ridicolo. Sempre anticipati da quel bambino di Carlos. Ah, riproviamo. Ho sbagliato con Maradona, dovevo tirare, invece volevo provare la crocchetta a smarcarmi. Palla sempre in curva da calcio d'angolo. Anche quando li batti bene, c'è un cavolo da fa. Ma io, cioè, nel senso, anche là, no? Posso capire che si può sbagliare, ma non tutte le azioni da calcio d'angolo. Cioè, anticipo sempre tutti, ma non ti ho detto di darla a lui. Alleggeriamo l'azione, la mandiamo sulla fascia. Gran pallone. E gran controllo, mi dicono anche, eh? Minchia, mi dicono un bel controllo. Tutto nasce da quel controllo di merda. Non mi fa più la crocchetta. La perde la crocchetta, ragazzi. La perde proprio. Oh, la perde proprio la crocchetta. Non la fa. La perde proprio. Cioè, è stupida come cosa, eh. Cioè, ma doveva prendersi il pallone però, eh? Fallo.
Grande, sì, ciao Jenna. Grande il passaggio, tra l'altro, di uno che cioè, proprio vive di ste cose. Fantasia. Guarda lì. Guarda là, buttala dentro. Mamma, la stavo anche sbagliando. La stavo anche sbagliando, ragazzi. Stavo anche sbagliando. Kane, porca miseria, come va a prendersi il pallone, raga. Adesso gestiamola un po'. Vediamo di portarcela a casa, sta partita che mi sembra buona. E invece. Buono. La fama ci mette un po'. Eh beh, qua ho sbagliato. No, vabbè. Palla mega regalatissima quella palla qua. Ridicolo. Vai di, bravo, bella stazione. Vai da Kane. Ma che cross, ragazzi. Guarda Kane invece come va a prendersi il pallone, vai. No. Subito, fratello, con i passaggi di prima, è vero. È vero che non è passaggio di prima. Guarda che la passa lì, infatti. Ovviamente, cioè. Cosa stavo. I miei occhi stavano per sanguinare, ragazzi. I miei occhi stavano per sanguinare. Non sono più in grado di far nulla, eh. Avete visto? Abbiamo fatto be tante belle azioni. Adesso i punti. Fine primo tempo, ref. Ref fischia. Io non ho parole comunque. Veramente. Comunque, sempre più convinto che sto Kane sia tanta roba, eh. Tanta, tanta, tanta roba. Ma poi vedete come si nascondono dietro le persone. Cioè, si nascondono dietro i cristiani. No. Ma è normale, è normale che ci metti. Sei talmente prevedibile nel movimento del corpo che la gente ti capisce, ma è normale. Fuori. No, non è fuori. Però Courtois devi uscire, Courtois. Ma che. Ma cominciamo, sul secondo tempo sarà di sofferenza. Courtois, ma come è attaccato alla linea di porta? Sarà anche un portiere difensivo, ma. Cioè, io non capisco. Non potrei mai essere veloce quanto Carlos, però. Butta dentro buona, Cruyff. Cruyff buona, non sul portiere, Cruyff. Poi. Niente. Capita anni fa e va a vuoto, logicamente, per creare un'azione d'attacco. Butta via sta palla, non ci penso su due volte. Mi seleziona all'improvviso da Guti, mi seleziona Kane così. E il gioco ricrea ancora una volta un'occasione per l'avversario. Non
da Kane a Cruyff, no, da Kane a Guti o da Guti a Kane, mi ha switchato il giocatore. Di testa non ne vince una adesso. Cioè, ragazzi, c'ha quattro giocatori contro, eh. Nessuno, la CPU da nessuno di loro va. Bravo Kane. Ma perché queste cose non le fanno tutte le partite? Cioè, che bella azione. E quit. Niente, ci becchiamo 25 punti. Va bene. Già come streak è decente, tipo 0-1, 0-0 e 3-0. È già un qualcosa di buono se penso a tutte le vie di sconfitte che ho fatto. Comunque, ragazzi, detto ciò, per quanto mi riguarda, Cruyff è una gran bella carta, ma purtroppo il gameplay non gli rende giustizia, così come non gli rende giustizia Maradona, non gli rende giustizia Guti, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo va a momenti, bisogna prenderlo così come viene. Io mi incazzo, però purtroppo c'è poco da fare. La squadra è bellissima, è competitiva. Ho interpreti giusti per quanto riguarda il mio gioco, però purtroppo non riesco a farlo vedere. Nonostante, ripeto, comunque io so giocare e so di essere in grado di fare belle partite. Sto passando un momento difficile, probabilmente gameplay alla mano. Devo riuscire a capire come uscirne, perché non è facile, però sono sicuro di essere bravo e non sono un fenomeno, perché non sono un fenomeno, ma sono sicuro di essere in grado di poter fare meglio. Quindi devo cercare di trovare me stesso, io continuerò a provare fin quando non troverò la continuità. Detto ciò, Cruyff con questo gameplay si becca un 7, secondo me è molto più forte di quello che abbiamo visto oggi, però purtroppo non è adatto a questo gameplay, almeno per quanto mi riguarda, questo gameplay non gli rende giustizia. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ragazzi, vi chiedo scusa se magari faccio qualche lamentela di troppo, però cercate anche di capire un po' anche il mio stato d'animo, non è un momento facile per quanto mi riguarda, ma cercherò di uscirne quanto prima. Fatemi sapere, ripeto, cosa ne pensate, io vi auguro una buona giornata e come sempre, buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao!